A chiedere un confronto più serrato ai commercianti che portano a casa una prima vittoria. Veder seduti al tavolo per la prima volta due assessori insieme, Vettoretti al commercio, De Checchi alla mobilità, suo predecessore proprio al commercio. Al prossimo tavolo, tra circa 15 giorni, siederà anche l'assessorato alla cultura con Maria Teresa De Gregorio. A benedire l'incontro il sindaco Mario Conte, ecco alcuni scatti di questo pomeriggio. Presenti diversi rappresentanti del commercio trevigiano. Incontro a porte chiuse con i commercianti usciti alla spicciolata, soddisfatti ma combattivi, dicono. Serve una gestione più coraggiosa. Lo scorso anno con il sindaco abbiamo chiesto al sindaco e alla sua squadra di firmare un accordo che è la nostra prospettiva di città. Abbiamo chiesto di ripartire da lì, nel senso che in un anno giustamente ognuno ha preso le misure rispetto a questo manifesto che avevamo proposto, ripartiamo da lì, chiediamo un confronto, continuiamo a stare su questo e questo abbiamo anche avuto oggi in parte su alcuni temi. Punti in sospeso, i parcheggi, l'accessibilità alla città, la residenzialità. Ma è importante la città dal lunedì al venerdì. Su questo vogliamo esserci tutti insieme. Vi siete sentiti ascoltati? Certamente. Non si vuole trasformare appunto la città in un, chiamiamolo Luna Park, ma in una città anche di impresa, per cui bisogna dare funzioni e questo interviene proprio tutti i piani di riprogettazione della mobilità, come abbiamo detto, dei parcheggi che sono fondamentali per l'intercettazione dell'utente del commercio. Palazzo Giacomelli è il cantiere infinito, la vecchia questura con i progetti bloccati in tribunale, un luogo che non è mai rinato. Sulla nuova Camera di Commercio i commercianti hanno invece ricevuto rassicurazioni. Si parte. Soddisfatto l'assessore Vettoretti, le risposte dice possiamo darle soltanto assieme. Abbiamo bisogno di essere una squadra, quindi che sia proprio un percorso collegiale tra commercianti ma anche tutti noi amministratori, tutti noi assessori, perché ognuno per le proprie competenze può portare qualcosa. Servirà ora intervenire con più coraggio. Loro si sono espressi bene perché un mese loro è un grande valore, perché è un mese di introiti, un mese di programmazione anche con il personale e quindi noi spingeremo avanti tutta sicuramente.